Ok. Ok, ciao a tutti, non so chi c'è, ma speriamo tanta gente. Allora, sono Pippo di VE Production e siamo qua oggi assieme a Sarp79 per mostrarvi un pochino i kit Ciao ragazzi, buonasera. HPV, le funzionalità e queste cosette qua. Quindi vedremo un po' le telecamere che non registrano ma trasmettono solo l'audio, vedremo un po' le GoPro che trasmettono e possono anche registrare, i Boscam, come attaccarli al drone e un po' tutte le funzionalità principali. E quindi vuoi aggiungere qualcosa? Sì, parleremo anche poi verso la fine della live, parleremo anche un attimino delle leggi in Italia, anche sul che regolamentano l'utilizzo dei kit FPV, che diciamo sono abbastanza vietati, però ci sono alcune eccezioni in cui è possibile usarli senza problemi, e sono anche, diciamo, eccezioni giuste secondo me. E poi niente, faremo vedere anche, farò vedere io un kit FPV molto economico che si può usare, diciamo, quasi su qualsiasi drone, da 5,8 GHz. E niente, parleremo anche un po' delle antenne che si usano sugli FPV, faremo vedere anche un paio di droni racing. E quindi va bene, Filippo, vai. E quindi niente. Allora cominciamo un attimino a capire che cos'è l'FPV, a cosa può servire, le varie funzionalità. Allora, FPV intanto è First Person View, cioè vedere in diretta quello che vede il drone tramite il radiocomando, comunque sul monitor, in modo da avere almeno un minimo di idea sia di dove ci troviamo che di cosa stiamo riprendendo. Quindi non è indispensabile il fatto di vedere solo tramite la telecamera, si può anche solo utilizzare come mezzo secondario per capire dove riprendiamo, però comunque tenere sempre gli occhi sul mezzo, che tra l'altro è l'unico modo legale di guidare il drone, perché ad esempio con gli occhiali molto bello, però si può fare solo in circuiti appositi e non sul lavoro normale, diciamo. Specialmente su droni Allora, racing poi viene utilizzato perché gli infatti, occhiali è un po' più infatti. difficile usare, ad esempio su un CX o su un Phantom, cioè avrebbero poca utilità gli occhiali, diciamo. Già andrebbe, cioè, ad esempio un monitor, no? Uno deve scattare una foto, va a una certa quota, guarda sul monitor cosa stai riprendendo, quando col trimmer sulla radio che fa, giri la gamma, vedi se stai in posizione giusta e scatti la foto, ad esempio. Allora quello, l'FPV, c'ha un'utilità. Però è sconsigliato pilotare droni. Guidare, vabbè, non è, non so, macchine, pilotare droni direttamente guardando il monitor, anche perché con il monitor vi posso garantire che è veramente difficile pilotare il drone in FPV, in visuale in prima persona, perché allora, innanzitutto la cosa importante è che abbiate un buon kit nel senso che abbia un ritardo quasi pari a zero. Normalmente i kit buoni, quelli da 600 mV, hanno un ritardo, diciamo, che va da qualche millisecondo, quindi praticamente in tempo reale. Quindi io ho provato anche kit FPV che avevano un ritardo e col mezzo secondo di ritardo è veramente impossibile guidare. Giusto per fare foto va bene, perché sennò per il resto è un casino. Poi Filippo? Allora, cominciamo un attimino a Vai, vai. capire come si collega a Facciamo cosa tutte queste cosette qua. sì, bravo. Allora, Da cosa è la prima cosa. composto il kit FPV? Cioè, perché deve Ecco, essere un kit, allora. perché ci sono più componenti che dovete comprare per avere, diciamo, un FPV completo. Vai, Filippo, vai. Allora, come prima cosa abbiamo la telecamera, che può essere, diciamo, principalmente di due tipi. Può essere una telecamera tipo la GoPro, che appunto, come abbiamo detto prima, può registrare e anche trasmettere il video. In questo caso poi avrà il cavettino USB, vedremo anche le varie differenze tra le varie GoPro, queste cose qua. Oppure il secondo modello, diciamo che sono le telecamerine che possono solo trasmettere il video. Quindi, come vedete, questa qua, ad esempio, una telecamerina da 4 cm per 4, veramente molto piccola, si Sì. può montare sui kit da gara, tipo un drone da gara tipo questo qua, come vedete Infatti quelli qui in fronte. sono quelle migliori per i droni racing, vedi? C'hanno proprio l'attacco apposta poi. Anche C'hanno la perché di solito le telecamere così non registrano a una qualità molto alta, anche volendo. Quindi di solito cosa si fa? Si monta una telecamera per vedere dove si va, quindi una telecamera tipo questa qua, e una seconda telecamera, che so, una GoPro 4, una Session che è più piccolina, sopra il drone per avere una qualità maggiore della del registro. ripresa, appunto per avere diciamo un minimo di idea di cosa stiamo facendo. E poi, allora, la seconda cosa che ci vuole per un kit FPV è sicuramente la trasmissione video. Quindi ci saranno due parti. Una parte è questa qua, che
che è latente, diciamo più piccolina, non pesano neanche tanto, siamo sui 50-60 grammi, anche meno, che ha la sua antenna. Poi vedremo anche i vari tipi di antenna che ci sono. E la seconda parte invece è questa qua, che è la ricevente. Adesso la faccio vedere staccata. Questa qua è la ricevente, alla sua uscita audio e anche video. Poi il video ovviamente noi non lo trasmetteremo perché andiamo a sentire solo il rumore delle eliche, quindi è un po', diciamo, inutile. Però si può trasmettere anche il video, quindi se non so se volete farvi un impianto di sicurezza in casa, che avete voglia di trasmettervi anche il video e l'audio soprattutto, potete farlo, è un problema gigante. E quindi con queste due parti qua possiamo sia trasmettere che ricevere dall'altra parte, però a questo punto ci serve un mezzo dove vedere appunto quello che stiamo riprendendo. In questo caso può essere un monitor più o meno grande, quindi ci sono quelli da 4 pollici, che è grandezza di ad esempio un telefono, fino Ecco, a quelli questo. da 7, 8, 11 pollici, che però comincia a diventare un po' grandino, tipo gli iPad, che Questo è un li monitor da cominci a 4 sentire un po' pollici e in più. mezzo, che per quello che ci devo fare io serve solo per le plavi, va più che bene. Per farvi capire, ad esempio, questo qua è un 7 pollici, Vedi, la quindi in differenza, vedi? confronto con un telefono, con un iPhone 5 che sono circa 5 pollici e mezzo, vedete che Sì. la differenza è molta, cioè vedere dal monitor è sicuramente più bellino e avete anche una qualità maggiore, quindi cioè, è consigliato avere un monitor. E poi cosa serve? Altro niente. Allora, la batteria per alimentare il monitor, se non avete come il mio purtroppo è senza ricevente e senza batteria interna, quindi vi serve una batteria esterna. Ad esempio, poi quello lì vi metterò anche il link, e va bene sia con le 7.4 che con le 11.1, Sì. quindi è abbastanza buono anche per quello. E oppure, appunto, se avete la batteria interna, tutto questo non vi serve. E lo stesso vale per i monitor più piccoli o più grandi, dipende un po' dalla situazione. E adesso vediamo un attimino magari come si fa con le GoPro e come si fa con le telecamere, quelle diciamo che trasmettono solo il video. Allora, iniziamo ad esempio con l'Hero 4. Allora, l'Hero 4 ha questo tipo di attacco. Ha la USB, micro di tipo B e l'HDMI. Si potrebbe usare l'HDMI per una trasmissione, diciamo, di qualità superiore, però viene a costare molto di più per il semplice fatto che i normali Boscam 200 mW, 400, 600 non riescono a gestire l'HDMI, anche perché sono degli affarini abbastanza piccolini che gestiscono una qualità video inferiore. Lì dovremmo andare sui moduli data link grossi che trasmettono serie di dati a non finire, allora si può ragionare, però anche è anche vero che se ci serve soltanto per capire dove stiamo riprendendo, non ci serve il Full HD. In quanto se abbiamo la regia mobile, che siamo un evento che dobbiamo trasmettere il video, allora ci può interessare, però in quel caso non avremo una GoPro, ma avremo una macchina fotografica, una reflex o una telecamera comunque di un certo livello. E quindi niente, allora, ad esempio questo qua è un cavetto che si può utilizzare con le GoPro. L'ho modificato io perché era un po' grandino, quindi non stava sul gimbal. Come vedete, questo qua si infila dentro qua. Che poi è E molto simile a quello dell'SJ, vedi? sì, infatti il cavetto è molto simile, soltanto che quello lì è tipo al pinout diverso, comunque una roba del genere. E poi il cavetto di qui va direttamente al Boscam. Allora, in questo caso ci sono tre cavetti: il nero, il rosso e il bianco. Qua varia un po' da cavetto a cavetto, molti ce l'hanno, molti non ce l'hanno. Diciamo che il rosso sarebbe l'alimentazione 5 volte, che a noi non servono, però era già dentro, perché toglierla, cioè, lasciamola. Il bianco è il segnale e il nero è la massa, quindi a proprio scopo effettivo ci servirebbe soltanto il nero e il segnale. Nell'altro tipo di telecamera, che è questa qua, ci sono tre È pin quella sempre per proprio il solito motivo. FPV, quella proprio super compatta per i Queste minuti. qua sono per l'FPV e la cosa principale di queste qua invece è che l'alimentazione ci serve per forza, perché non avendo una batteria sua, l'alimentazione ci serve per forza. Anche lì ci sono due metodi. Possiamo prendere l'alimentazione direttamente dal Boscam, quindi come vediamo questa qua, adesso non so se si vede benissimo, facciamo così, Ha specifico abbiamo. che il Boscam. La Boscam, diciamo, è la marca, diciamo, più comune di RX e TX, ossia di
ricevitori e trasmettitori per FPV. Diciamo, c'hanno quasi tutti il Boscam alla fine, se vai a vedere. Poi ci sono kit molto più costosi, ho visto kit anche dei 500-600 euro, che vabbè, lasciamo perdere, quello è l'altro mondo. Ecco, vedete? E come vedete qua abbiamo l'alimentazione del Boscam che vabbè, arriva direttamente dalla batteria. Mentre da qua partono i tre cavetti, il più che è già bilanciato dal Boscam, quindi ha già l'uscita stabilizzata per la tensione giusta della telecamera, quindi trasmette già, cioè alimenta già la telecamera in maniera autonoma. Il meno, che è la massa, serve sempre, è il segnale che automaticamente poi viene trasmesso giù alla ground station o al monitor o all'altro Boscam, insomma, quello che dovete fare. E niente, allora la principale parte del sistema è questa qua, non è per niente complesso. Bisogna mettersi un attimino dietro a capire un attimino più che altro le frequenze e soprattutto il tipo di antenna e quello che vogliamo fare. Questo perché, ad esempio, le frequenze. Su questi tipi di Boscam ci sono delle linguette che si possono spostare e che fanno appunto questo sistema qua. Questo è un In base a 3290. come viene. Questo sì, e in base a come viene modificato il selettore si può scegliere una determinata frequenza. Quelli vecchi di voi che hanno fatto la vecchia scuola d'elettronica con le vecchie schede madri pure sui PC che c'avevano questi per fare gli overclock, si switch così. Questi sono i mini switch, quelli famosi blu piccolini con gli interruttorini bianchi praticamente. Vedete? Sono fatti così. E diciamo che il problema che ho riscontrato all'inizio e che non riuscivo assolutamente a capire qual era il problema. È appunto la frequenza, perché io di qua leggevo un numero, mettevo gli switch ad esempio su, giù, giù, andavo sulla ricevente, mettevo su, giù, giù e non vedevo niente. Dicevo, ma come cazzo è possibile che non vedo niente? Poi ho scoperto che la frequenza non è uguale con i selettori da tutti i Boscam, quindi ad esempio di là per avere la stessa frequenza era un altro tipo di magari su, giù, invece che su, giù, giù. E quindi quello è una cosa che va controllata, perché molte volte appunto non vedete niente per il fatto che non hanno la stessa frequenza. E quindi quello lì è un passo molto, molto importante. E una cosa che ad esempio questo problema non c'è nei monitor che hanno già la ricevente interna, perché c'è l'autocanale, quindi premendo il bottoncino lui si fa una scansione di tutti i canali e va a trovare il suo o comunque quelli che ci sono, lo scegliete. E non avete il problema, non avete switch, non avete niente, fa tutto lui, si sincronizza e non ha problemi. Il bello soprattutto di quelli che avendo la doppia antenna, sia quella fungo che quella lineare, avete il vantaggio appunto di vedere in qualunque situazione sempre l'immagine migliore possibile. Quindi se è più vicino magari prende quella lineare, se si allontana però ce l'avete sopra, quindi prende male la lineare, switch automaticamente su quella fungo. E andando avanti così avete sempre l'immagine più pulita possibile. E ad esempio, appunto, su questo qua io ho l'antenna lineare. Adesso, infatti, ho ordinato quella fungo che sono molto più comode. Praticamente, come funziona questa antenna qua? Adesso la stacchiamo. Questa antenna qua fa un campo che parte così, quindi fa, diciamo, una tabella intorno. E la punta non trasmette assolutamente niente. Quindi, se noi abbiamo due antenne così, difficilmente vedremo qualcosa. O se prende, prende male, prende a scatti, vedremo il monitor che fa tutte le righe come i vecchi televisori e andrà male. Quella fungo cosa ha il vantaggio di avere, essendo omnidirezionale, trasmette in tutte le direzioni equamente. In questo modo, se avete il drone sopra, dietro, di lato, avete comunque sempre il massimo della ricezione possibile. E questo è un grosso vantaggio, perché soprattutto su un drone del genere, che quando lo andate, state andando a 80-90 all'ora, se perdete il segnale, non lo vedete perché avete gli occhiali, andate contro un muro, un palo, un qualcosa, distruggete il muro, il palo e anche il Botto drone. assicurato. Quindi, siccome l'ho schiantato parecchie volte per questo problema, ve lo dico, almeno lo sapete. E poi io direi che allora. Più o meno le. Spiegagli questa cosa, perché tanti leggono questo quando uno compra un kit FPV, a volte leggono praticamente che c'è scritto 200 mV, 400 mV, Ecco, allora, ad 600 mV. esempio, Spiegagli questo che è importante. questo qua è uno da 200 milliwatt. I milliwatt sono la potenza della trasmissione video. Più saliamo con la potenza, più abbiamo possibilità di andare lontano con il nostro modello.
perché la potenza appunto permette di allungare la distanza, quindi vedremo bene anche più lontano. Abbiamo però il problema che più aumentiamo la potenza, più consuma la batteria, quindi su un drone che magari ha delle batterie grosse così da 20.000 mAh, questo problema è poco. Però quando abbiamo un drone piccolino con delle batterie grosse come queste qua da 1.300-2.000, capite che fregarmi un quarto della batteria per l'alimentazione del boscam è un po' inutile, quindi va fatto un po' questo calcolo qua. E io adesso ho montato su quello piccolino. Sarebbe sempre collegato a una batteria esterna. Sarebbe sempre collegato a una batteria esterna a 600 mW. E la batteria pure grossa, perché sennò poi è altro peso in più. Infatti. E vi dirò di più perché quando saliamo sopra il 600 mW cominciano ad esserci già i dissipatori con sopra anche la ventola perché cominciano a scaldare veramente tanto. Io ve lo dico perché con i 600 mW che ho sul Tarot, quando volo per magari un quarto d'ora, quando vieni giù, lo tocchi, fai veramente fatica a toccarlo perché è bello caldo. E poi essendo anche comunque chiuso dentro, non vicino all'eliche, queste cose qua scalda veramente tanto e è un po' una fregatura, diciamo. Mentre questo qua da 200 lì va tranquillo, non ha grossi problemi. Più che altro un upgrade che si può fare veramente è l'antenna, perché quasi tutti li vendono con l'antenna lineare. Se prendete un'antenna di quella omnidirezionale, fate veramente il passo di qualità. Tanto non cambia, cioè non dovete cambiare niente. Cambiate l'antenna, verificate che il connettore sia uguale, che ci sono gli SMT, e maschi, femmine, un po' di tutti i tipi. Ad esempio questo qua è quello del 200 mW, vedete che è così, ma certi hanno un birolo in mezzo che è il Maschio. maschio, e ci sono vari modelli appunto, quindi verificate soltanto che abbia quell'attacco lì, poi per il resto potete cambiarlo tranquillamente che funziona. Ovviamente dovete avere le antenne accoppiate perché ci sono sempre magari le antenne a fungo, però che una trasmette in un modo, una trasmette in un altro e quindi si inchiuma tutto e non va niente. Quindi le antenne lineari di queste qua, quando le comprate, sono già accoppiate. Se ne comprate a fungo, le trovate anche accoppiate, ma se volete comprarle scoppiate, allora dovete verificare che siano adatte, diciamo, allo scopo. Vediamo se ci sono domande. Ok, non c'è nessuna domanda, quindi avete capito tutto. Dopo vi faccio l'interrogazione, se non le sapete queste cose, bocciati tutti, ve lo dico. Poi E poi, dici. in base a che cosa scegliere il kit FPV, cosa molto importante, no? Perché uno c'ha un tipo di esigenze e un altro ne può avere certe. Ad esempio, i kit FPV, quelli molto potenti, diciamo dai 400 mW in su, sono consigliati per i droni racing, ok? Perché il drone racing, diciamo, deve seguire un percorso che magari può essere anche. Io ho visto certe gare dei droni racing. Poi aspetta, se fate le gare, se poi fate l'FPV freestyle è un'altra cosa, perché allora lì c'è gente che lo manda veramente lontano, anche a 500 metri di distanza il drone, fino a dove arriva la radio praticamente. Quindi diciamo che per fare delle riprese aeree, ad esempio con un CX-20, va bene un kit da 400 mW, perché diciamo non è che lo puoi mandare più di tanto, no? Anche perché cioè, la regolamentazione dell'ENAC dice che oltre una certa altezza e oltre una certa distanza, i droni di un certo tipo non ci possono andare. E quindi uno che fa, mette un bel kit da 400 mW, anche se su CX ho visto che comprano quasi tutti quello da 600, perché dice vabbè, tanto la differenza sul prezzo è pochissima. È solo vabbè che un 600 mW è un po' più pesante, e diciamo un 600 mW, come diceva prima il nostro amico Filippo, collegato sotto all'alimentazione del drone, succhia parecchia batteria, quindi poi avrebbe bisogno di una batteria a parte e non solo, quindi sarebbe altro peso in più. Quindi se uno c'ha ad esempio il CX, c'hai già il gimbal, c'hai la SJ4000 oppure c'hai la GoPro che pesa ancora di più, mi pare quanto pesa? 70-80 grammi la GoPro, no? Questa ne pesa 60, Eh tipo sì. 58. Dipende, Mettice. allora c'è la 4 pesa leggermente di meno, comunque siamo intorno al centinaio. Quindi mettici 140 grammi gimbal, che è la media, 140-120 grammi di un gimbal per un CX. Mettici 60 grammi la cam, poi ci metti 40 grammi minimo il trasmettitore. Ci cioè, stanno anche quelli micro, ma secondo me non valgono niente quelli troppo piccoli, secondo me, anche perché un 600 mW scalda troppo piccolo, io non lo so come fa a dissiparsi, boh, non lo so. E poi ci metti un'altra batteria che sono altri 60, 70, 80 grammi, dipende che batteria ci metti, perché batterie pesano tanto. Quindi alla fine ci avete un mattone, non ci avete più un drone, ok?
che vi serve per fare l'FPV, che non serve a niente, perché tanto il CX20 riesce a fare le riprese benissimo anche portandolo a occhio, perché non è che lo rimanda chissà dove. Ecco, già è un discorso diverso quando tu prendi il drone racing, dove sta? Ecco, questo è un simile drone racing, diciamo, questo è basato sull'elettronica del drone racing, questo qua, questo è l'HMX. Ecco, già se prendi un drone così e lo provi a guidare a occhio, sfido chiunque a fare qualsiasi manovra, perché è veramente impossibile fa manovre a occhio. Con questo puoi mandarlo giusto avanti e indietro, perché questo in 3 secondi sta già al limite della radio, sta già a 300-400 metri, già non lo vedi più perché poi sono piccoli e neri, sono bastardi questi, quindi questi senza FPV è veramente sconsigliato. Solo che il problema qual è? Il problema è sempre quello, che pure se vi beccano pure con questo, che state al volare al parco con l'FPV in Italia, perché solo in Italia è vietato l'FPV, io credo, se vi beccano in Italia con l'FPV con questo, vi fanno passare i guai. Peggio, allora, questa è la cosa che proprio l'ENAC non sopporta, proprio assolutamente, non chiudo un occhio proprio sull'FPV, perché praticamente quando loro cosa pensano? Innanzitutto allora che il drone va pilotato a mano, poi che se ti beccano con la cam sotto in FPV, credono che tu stai registrando un video, tu stai lavorando col drone, quindi se non sei autorizzato, anche per quelli autorizzati sarebbe vietato in teoria, ma poi alla fine lo fanno chi c'ha i Phantom. Il Phantom c'ha l'FPV integrato, cioè tu prendi un Phantom 3 Advanced, quello c'ha il suo FPV che arriva, può arrivare fino a un chilometro, non so, a 3 km. Quanto arriva il Phantom 3? Bisognerebbe chiedere a Gianmarco, che Beh, comunque prende veramente la lui cifra. conosce bene. Quindi alla fine diciamo che sempre dall'utilizzo che ne dovete fare. Se dovete fare un utilizzo professionale con un drone professionale è in discorso. Se dovete fare un uso amatoriale dell'FPV, potete farlo con molta cautela. Magari non spendete 300 euro di FPV perché non serve a niente, ok? E se invece se avete un drone racing, allora sì, lì potete spendere i soldi, fate un buon kit FPV, cam, non consigliamo la SJ o la GoPro, come diceva Filippo, queste vanno, magari ce l'appoggi sopra per registrare il video in alta qualità, ma quella che trasmette su Tony Racing in realtà il video sono le cam, quelle CMOS che hanno il TVL, quelle hanno praticamente che vanno da 400, 500, 700 TVL, eccole qua queste. Queste praticamente vi bastano quattro fili collegate al trasmettitore, si vede molto bene, è in tempo reale, non c'è casca dubbio su sta cosa, che quelle sono tutte in tempo reale, quelle cam là, sono quelle più utilizzate. Poi noi ricordiamo che c'è Filippo, anche abbiamo il gruppo sui video dei droni racing, quindi è un gruppo nato da poco che diciamo è dedicato all'HMX 280, però ci mettiamo dentro un po' di video, di informazioni, le cose. Infatti sta live è nata pure un po' dall'idea sua, e io ho detto vabbè, facciamo sta live sugli FPV, facciamo capire anche chi non ci capisce niente o chi ci capisce poco che cosa è, come poter scegliere un kit per base alle proprie esigenze. Diciamo che la spesa non è tantissima, il problema è sempre il monitor. Il monitor è la parte, diciamo, più costosa dell'FPV, perché poi alla fine avere un buon monitor, non parliamo degli occhiali, perché ci sono i Google, quindi gli occhiali Wi-Fi che hanno il ricevitore interno, hanno l'antenna a fungo, costano dai quelli buoni dai 200 minimo, giusto, Fili? Io l'ho visto dai 200 anche a 700, io ho visto un paio di occhiali da 700 euro, cose allucinanti, sicuramente Uno dei più saranno. economici è il Fat Shark X3 che fa i 6, cioè 6, scusate, 2,80, 3,20, dipende un po' dove lo trovate. Allora, ci hanno fatto due domande. Infatti Allora, stavo... Allora, Marco... salutiamo quelli che sono passati a trovarci. Innanzitutto sono Lorenzo Colombo, che è andato via perché c'ha da fare, ha detto se la rivede poi in differita. Poi c'è Antimo Damiano, buonasera Antimo. Poi ci stanno Alessandro Padalakis, che sono amici miei grandissimi, Alessandro e Alessio Padalakis. E poi c'è sta, allora, due domande. La prima domanda l'ha fatta Marco. Marco Corbelli ci chiede: ciao ragazzi, per un 200 milliwatt, se metto una batteria extra esterna, quanti volt e quanti milliampere? Beh, allora, va bene una 7,4 da 1500 per 200 mW, dai. il 200 mW ti dico intanto, per la tensione, se dietro la scatoletta quando compri c'è sempre tutti i range, comunque questi qua sono da 7 a 12 volt, quindi le 7,4 vanno bene perché cariche sono 8,5, quindi va bene nel range. Le 11,1 sono tirate, va bene, perché comunque io l'ho sempre usate, arrivano 12,5, ma...
funzionano veramente bene. Se proprio volete fare, ci sono dei quadrotti che sono stabilizzatori esterni, quindi entrate con la lipo, uscite 12 volte stabilizzati e siete più che sicuri, però anche direttamente con la lipo va benissimo. E per quanto riguarda i milliampere, allora dipende un attimino quanti voli hai intenzione di fare in una giornata e tutte queste cose qua. Ti dirò, io quando avevo il CX avevo sotto su una stessa batteria, che era questa qua, che è una 1300 da 7.4, avevo sia il gimbal che il Boscam, e facevo 3-4 voli da 10 minuti l'uno prima di ricaricarla, arrivava più o meno al 20%-30%. Quindi una 1300 che è leggerissima questa, veramente pesa boh, 50 grammi, 40 grammi, veramente piccolissima, comoda da attaccare, non avete problemi di nessun tipo, quelle lì vanno benissimo. Sì. Per quanto riguarda la ricevente invece, magari una 11.1 è un po' più consigliata perché avete anche attaccato il monitor e quindi però funziona lo stesso Perché mi pare che anche questa. potete alimentarli da 7 a 15 volt i kit FPV, i trasmettitori o i ricevitori FPV, anche quindi credo che da 11.1 sia, diciamo, il voltaggio perfetto. Da 11.1 non costano manco tanto, perché quelle costano poco, che batterie con 20 euro ce la compri, ma pure 15 euro, pure, Anche meno, pure 15 euro ce la compri con la batteria, e non è tanto pesante. Quindi. Poi un'altra domanda: che ne pensate dell'idea che ci ha fatto Alessandro Vadalakis? Che ne pensate dell'idea di addestrare le aquile per dare la caccia ai droni? sì. Allora, Allora, vai, dai, parla prima inizi te e lei, poi parlo io che sono vado animalista. io. Perfetto. Allora, io ti dirò, l'idea è originale come idea, prima di tutto, perché comunque mandare un animale che, insomma, di natura non caccia i droni, ma caccia i conigli, diciamo che è già un'idea abbastanza particolare. Fino a che è il plastichino da 30 centimetri, dici, vabbè, magari c'è terra sopra, va di, i motori si fermano, ma capisci che quando c'hai un brushless, tipo il mio Tarot, che sono motori che hanno 380 kV, alimentati a 25 volt, fanno 150.000 RPM, sti Con cosi. eliche in carbonio. Che ti arriva con un'elica così, cioè adesso non rende l'idea, ma guarda in confronto al mio braccio, è praticamente l'interasse del Phantom. Questo è 33 centimetri, sono le 13,55 che sono 13 pollici, per 2,54 sono 33-34 centimetri. Immaginate quell'elica alle Una zampe cosa così, all'aquila degli ma sega a metà, proprio, fa proprio tipo salamina, fa ciuff, così non c'è più, la sega proprio di l'aquila netto. va verso il drone, come si avvicina al drone e acchiappa l'elica. Se vede un'unica fumata dei piume dell'aquila che fa fuff, lo spruzzo di sangue, e l'aquila non c'è più praticamente. Quindi o usano l'aquila, quelle di 18 metri di apertura alare, che sono doppate, non lo so come fanno, ma un'aquila può fermare un drone come questo. Ecco qua, un drone cinese, questo mentre vola, se ci metti il dito in mezzo, ecco, manco te fai niente, perché cioè, i motori sono piccolini, non hanno tanta forza, il drone è leggero, l'aquila arriva, l'acchiappa, lo blocca. Ma non ci provate minimamente, ma già un CX20 Anche l'affetta l'aquila. perché Tu prendi un CX20 con le pale mie, con le DJI in carbonio da 9 pollici e mezzo, cioè l'aquila non è che c'ha tanta speranza, è quello che io dico. Poi c'è anche il fatto del drone quello con la rete, non parliamo di quello. Quello sarebbe bellissimo, perché se io vedo il drone con la rete, io sto col drone mio, scatta proprio l'inseguimento tipo GTA 5. Perché mi devi prendere il drone gigantesco con qua rete sotto, prima mi devi prendere però, cioè, capito che toglio di. Io sarei più propenso, proprio se vogliono fa, a usare, perché ce li hanno, se posso dirti che ce li hanno queste cose, esistono, i cannoni direzionali a impulso elettromagnetico, che ti spengono una centralina. Però il problema qual è? Poi diventa una questione di sicurezza, ma è una questione di sicurezza anche la rete, perché il drone potrebbe non rimanere attaccato alla rete se scastra l'elica e cade in testa a gente. Non è una questione di sicurezza con l'aquila, perché manco l'aquila può fare niente, perché l'aquila prende il drone se si affetta le zampe e il drone cade, perché comunque il drone è giusto, perché comunque il motore che fa quando trova resistenza, va in protezione l'ESC, e se ferma il flight controller, il drone precipita, ovviamente, giustamente. Quindi alla fine diciamo che è un po' difficile fermare un drone, ok? Io fermerei i piloti Ecco, più che i droni, ok? anche perché vi Perché? faccio vedere qua, solo un secondo, non so se vedete, questo qui è il mio mobile e c'è un buco da 1 cm di profondità, questo qua è truciolare Per è farmi capire. truciolare impellicciato in plastica, l'elica purtroppo mi è partito il drone in casa perché ho fatto una cagata io, è partito,
e mi ha toccato sul mobile. L'eliche si è distrutta completamente e si è infilata di 1 centimetro dentro al legno. Cioè, Quindi assurdo, no? immaginate se ci fosse stato un dito, un'ala, una zampa, qualcosa, la Ah. segava a metà come uno Quindi, stuzzicadenti. Altro che tonno Rio Mare, col in piercing. primis state attenti voi con le eliche in carbonio, quei droni grossi, e attenti agli altri. Cioè, poi sto a dire, impossibile che un'aquila riesca a fermare un drone del genere, anche perché poi loro, cioè, se loro fanno un discorso, dice ok, fermiamo i droni nei parchi, no? Nei parchi, perché io ho visto che ci sono tantissimi video su internet, su YouTube, di gente con gli X8, gli X5, i Tarantula, i classici droni cinesi, no? Quelli che vendono a 50 euro, 100 euro, che volano ai parchi tranquilli, con i paraeli, che sopra la gente tranquillamente. Diciamo che non è che se collocate non te fa niente, perché diciamo tu prendi questo che è un X101, che c'ha pure questo la gamma sotto, questo è l'X101 che c'ha la gamma sotto, pesa 400 grammi, anche se è un drone cinese, penso che se ti casca da 20-30 metri d'altezza, qualcosa te lo fa se te prende in testa, è quella la cosa. Quindi alla fine il discorso sicurezza non esiste, raga. Il discorso sicurezza la fa il pilota, la sicurezza la fa il pilota. La fa il drone buono innanzitutto, se vedete un drone che fa 20 metri, perde il segnale e casca, siete fessi. Però certo anche i guasti tecnici, no? Ad esempio, cosa succede al CX? Se può bruciare un motore, se rompe un SC, se capovolge, comincia a flippare e se spiaccica per terra. Può succedere anche quello, ma il pilota. Allora, voi quando volate con i droni, ok, c'è tanto di regolamento ENAC che praticamente adesso in teoria, secondo loro, nessuno potrebbe, non si può più volare da nessuna parte, perché tutte le zone sono zone controllate, tutte le zone, quasi tutti i paesi e le città hanno un aeroporto a meno di 5 km, a Roma ce ne stanno 3, ce ne stanno 2, scusa, quindi di aeroporti grandi, quindi io sono bloccato, dovrei andare a Windoli, dove va Gabriele. Praticamente, però, quindi alla fine il regolamento ENAC è molto severo, okay? È diventato molto severo per colpa di chi? Per colpa dei deficienti, giusto, Fini? Perché prima non era così. Purtroppo ENAC ha visto che c'è gente che fa i danni con i droni. Ci sono casi gravi di droni che non hanno mai ucciso nessuno, però i droni possono far danni, perché un drone può far danno anche non solo a una persona, ma può cadere, rompe il tetto di una casa, sfonda il parabrezza di una macchina. Io ho visto che ci sono video di gente che vola sulla strada, sopra le macchine. Ragazzi, queste sono cose che non vanno fatte assolutamente, ok? Cioè, quando massima intelligenza e buon senso, voi cercate un posto aperto, ok? Un parco dove non vi passa l'aereo a 200 metri di altezza, possibilmente, dove non c'è gente o ce n'è il meno possibile, proprio il meno frequentato possibile, ok? Vedete a un'altezza decente che non superi i 70, massimo 100 metri. Io ho visto gente che quei droni cinesi con i tarantula fanno la gara a chi va più alto, no? Quanto è 400 metri d'altezza? Stai con un tarantula, stai con un drone che manco ce l'ha l'antenna a momenti e c'hai i motori a spazzole, ok? E poi cascata, infatti poi se schiantano perché perde una frequenza, il drone cade e si schianta. Ma tu pensa se lo fai, se fai una, vai a fare una cosa del genere quando c'hai le persone sotto. E pensa che nemmeno gli operatori, giusto Fili? Nemmeno gli operatori possono fare riprese video sopra la gente. Cioè, solo ci vuole un permesso. Io non so che permesso ci vuole, ma ci vuole un permesso speciale. Perché una volta ci stavano, prima del de regolamento ENAC, io ho visto che ci stava un sacco di gente che faceva i video con le riprese con l'FPV dei matrimoni. Passava sopra la gente, sopra la chiesa, sotto tutta la gente, 200 persone, poi tutti i parenti, il cascatone va alla strada. Ah, cioè, il giorno del matrimonio diventa una strage praticamente. Quindi è molto pericoloso. Quindi massimo cervello quando volate con i droni. Evitate di volare sopra le case. Evitate di volare tra i palazzi, alle strade, scegliete, andatevene in un parco immenso, in montagna, andate dove cavolo vi pare. Poi che succede? Che voi più state tranquilli, quindi meno rotture di scatole ci avete intorno, quindi gente che passa, perché poi la gente che fa, vedete che state a volare col drone, vi viene dietro e vi comincia a fare, e vi comincia a chiedere, ah, senti, ma che è un drone, che bello, tu stai a guidare, stai concentrato, e c'è quello che ti distrae, a te magari c'è il drone che sta lontano, basta girare un attimo lo sguardo che ti perdi il verso del drone, dopo se non c'hai il return to home o se non ti funziona, so cavoli amari. Quindi ragazzi, cercate sempre di avere meno fastidi possibile, di non dare fastidio a nessuno. Io vi posso assicurare che se voi volate in sicurezza, voi e gli altri, e non rompete le palle a nessuno, scusate il termine, nessuno vi verrà mai a rompere le scatole, ok? A meno che vedete proprio male, che passa qualcuno a parco,
mentre sta da un parco, da lontano, vi vede che sta da volare col drone, quello quel giorno, la sera prima, io lo dico perché io so così, quello la sera prima non ha trombato, allora che fa? Prende il telefono, che fa? Quello che fa? Gli rode, prende il telefono, chiama i carabinieri e dice: oh, c'è un pazzo che sta volando con il drone, ma magari stai con drone di 40 euro, c'è un pazzo che vola col drone nel parco pubblico. Poi i carabinieri, una volta che gli arriva la chiamata, non possono far finta di niente, sono costretti a intervenire. Poi io non so come va a finire, perché non è mai successo a nessuno per adesso, ma io penso che se succede, non lo so, che te posso dire i carabinieri, boh. A me non lo so che mi dicono, a me niente, però potresti rischiare seriamente, veramente, cioè. E poi so, vai sul penale, poi il problema qual è che andate a finire sul penale, non è manco una cosa loro, vi sequestrano un drone, o che sia da 40 euro o che sia da 1000 euro, so cavoli vostri, vi sequestrano un drone come prima cosa. Poi vi beccate una bella denuncia per pilotaggio di sistema a pilotaggio remoto senza licenza. Allora ragazzi, è come se vi fermano con la macchina senza patente. È la stessa identica cosa, per legge vi fanno la stessa cosa, vi beccate una bella denuncia penale, poi so cavoli, poi dovete pagare avvocati, dovete andare ai processi, il giudice potrebbe farvi dai 20.000 ai, io ho sentito addirittura che diceva anche 400.000 di multa, 400.000 di multa, oddio, non so che deve aver fatto col drone, però diciamo che la multa che vi fanno è alta, parte da un minimo dei 15-20 mila euro che mi risulta a me, cioè non è che vi fanno una multa di 200 euro, dice vabbè dai, ho fatto la cazzata, adesso non lo faccio più. No, poi è una cosa che vi ricordate tutta la vita perché dopo vi fanno passare i guai. Quindi state attenti perché purtroppo c'è gente che non gliene frega niente. Io ho visto gente che fa volare da balcone, cioè da fuori al balcone, sopra le case. Io non lo so come fa. Cioè, vuole coraggio, prima cosa per farlo, perché potete essere sicuri quanto volete col drone, ma basta un guasto tecnico. Anche il drone dei 5.000 euro, cioè, può avere un guasto tecnico, cioè, può succedere a tutti quanti. Quindi, mazza, ok, ho parlato abbastanza, Filippo. Quindi abbiamo parlato Allora, di regolamento ENAC sui droni, quindi ragazzi, ecco, tra l'altro, facciamo vai, vai. una cosa bella, bella, bella. Siccome sto argomento qua non si capisce mai niente, vi dico che io adesso sto facendo appunto, la certificazione come pilota ufficiale, come operatore SAPR. Quindi queste cose qua, ho anche i documenti delle cose che mi arrivano dall'azienda da dove faccio la patente, quindi un minimo di informazioni le posso avere se volete. Ditemi qua sotto nei commenti su Facebook queste cose qua se vi interessa magari fare una live dove analizziamo dall'inizio alla fine tutto quello che sta succedendo, la storia del drone, le varie normative, queste cose qua. La facciamo volentieri che magari può servire anche alla gente, vi do anche Sì. magari due dritte dove fare la patente se volete o queste cose qua. Che alla fine è una cosa che potrebbe anche volere, cioè potreste anche volerla fare così anche per essere Poi sicuri di quello che fate, se volete anche da soli, non è che dovete per forza lavorare. aggiungi Filippo il fatto che tu stai prendendo Sì, l'autorizzazione io sto facendo d'accordo? adesso la patente, Filippo sta che poi non è studiando. una vera e propria patente, è una certificazione. La patente poi scatta dall'operazione critica o dai mezzi superiori ai 25 kg, però lì entriamo già nel campo dell'aeronautica vera e propria. Però Questo diciamo qua è che aeronautica questo è il primo modellismo. step proprio che devi fare. Questo è il primo step che dovresti fare un po' tutti, secondo me. Perché la linea di confine a livello di legge è veramente bassa, cioè avete la telecamera? Sì, allora siete professionisti. Anche se state volando nel giardino di casa vostra, siete appunto considerati come dei Sì. professionisti per il semplice fatto che potete fare un video, potenzialmente siete delle minacce perché potete fare un video. Poi che non lo fate è un altro paio di maniche. E come dire, è una roba ingiusta, perché dire, tu hai la Ferrari. Potenzialmente puoi andare a 300 all'ora, quindi ti faccio la multa, ma scusa, io non sono andato a 300 all'ora, però puoi andarci, quindi io ti faccio la multa Ma perché puoi andare a 300. però E quello non ha senso. perché subentra un discorso per quanto riguarda la privacy, perché anche il Sima X5C, X5 SC, quello con la cam col telefonino, quello pure se te vedono so cavoli, perché il problema qual è? Che tu stai volando in mezzo ai palazzi, potresti prendere la signora sul balcone, quello che sta con la l'amante sotto casa, che sta per parcheggiare con l'amante, può succedere. E qualcuno se tu fai un video così e lo metti su YouTube e qualcuno lo vede e si riconosce in quel video, mamma mia, non accadrà mai, devi essere proprio veramente iellato, peggio dei fantozzi. Ma se qualcuno vede il video e si riconosce in quel video e ti denuncia per privacy, hai chiuso, perché poi tu non c'hai scusanti per una cosa del genere, perché quello poi dopo gli devi comprare casa nuova e tu te devi dare la tua, e quello è il problema, capito? Che bisogna stare attenti, ragazzi, perché basta veramente una cazzata per passare i guai, assolutamente. Come dice Gianni, come dice, poi ripete sempre Gianni Tarantino, che ricordiamo è il
il fondatore del nostro gruppo pure sul CX20, CX20 Upgrade, qua, Cheerson, qua, no? Che è un gruppo che siamo cresciuti tantissimo. Filippo è il nostro membro, diciamo membro onorario, dai, perché Filippo è Onorario. membro onorario, dai, perché parteciperai anche all'evento all'Open Day il 10, Sì, giusto? sì, 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 sì. Quindi ragazzi, ricordatevi che saremo al Fab Lab di Firenze il 10 aprile. Da che ora? Non mi ricordo l'orario. Nove e mezza, Dalle forse. 9:30 sì, fino alla sera. Quindi faremo tutto il giorno, parleremo. Ci saranno vari argomenti. Ci sarà lui, esperto di gimbal. Ci saranno i nostri amici di Action Cam Italia che parleranno di cam. Ci saranno i nostri tecnici più esperti del gruppo che vi faranno vedere come assemblare un drone, come è fatto un drone. Parleremo del CX20, delle versioni del CX20. Insomma, sarà una giornata molto interessante. Proprio una vera live dal vivo, nel senso, chi vuole partecipare, massimo 50 posti. Tipo, mi sa che metà già sono prenotati i posti, quindi ci sono rimasti una ventina di posti disponibili. Quindi non si paga niente, è un open day, quindi è tutto aperto. Venite lì, entrate e seguite quello che diciamo. Quindi Comunque, vi allora rispondo invitiamo. un attimino, Vai, vai, sì. perché sennò poi è un casino. Sì, Allora, rispondo velocemente Alessandro. a Daniele che mi Sì. chiede del fatto di volare in mezzo al nulla. Allora, nessuno verrà mai a dirti niente se voli in un campo di grano, in montagna, queste cose qua. Però se vogliono possono, perché dal momento in cui tu monti una telecamera automaticamente stai entrando nel campo del professionismo, quindi lì possono. Non ti diranno mai niente, perché cioè, a parte tutto, ma hai mai visto un vigile in montagna, i guardiaparchi, queste cose qua? Ovvio, se mi voli in mezzo al Parco Nazionale della Val Grande, dove vai a disturbarmi i cervi che si riproducono, ok, ti blindano, ma se stai volando in un campo di grano per i cavoli tuoi, non ti diranno mai niente. Non potresti, perché legalmente non potresti, però non ti diranno mai niente, anche perché sono i primi quali delle ENAC che ti dicono piuttosto che volare in giro come incosciente, piuttosto vai in un campo di grano, anche se non hai la patente, ma almeno lì se cadi giù ammazzi l'erba, ammazzi le formiche, non ammazzi le persone. E no, comunque veramente ditemi se vi interessa il fatto della live. Adesso stiamo divagando un attimino, tanto vabbè, però se vi interessa una live su questo argomento qua la facciamo prossimamente. E tornando un C'è una domanda attimino. di Alessandro. Sì? Ha fatto una domanda Del di Amazon. delle consegne di Amazon. Che cosa ne pensate? Bah, bah. Io Allora. direi che se non mi fanno volare a me, che ho il controllo e la vista col veicolo a 50 No, metri dalle aspetta. persone, mi immagino un drone che deve portare uno scatolone sopra 100 km di... Bah. Io su sta cosa mi trovate preparato perché mi sono informato bene, mi sono letto tutti gli articoli, tutte le cose, come sta andando la situazione con sto Amazon. Vi spiego anche come funziona, perché so anche benissimo come funziona sta cosa dei pacchi. Tu dici, il drone come cacchio fa a portarmi il pacco? Non è che mi bussa la porta, io gli apro e mi lascia il pacco in mano un drone con le eliche da 20 pollici, perché ti stacca la testa, perché quel drone, per incollarsi un pacco fino a 5 kg, è un drone immenso. Allora, diciamo che Amazon ancora non c'ha l'autorizzazione in America per fare le consegne con i droni, ok? E no, ancora non si sa se gliela danno, perché gli stanno facendo tantissime storie, perché loro stanno cercando di fare tutto un casino per cercare di farsi autorizzare sta cosa. C'erano quasi riusciti, infatti avevano cominciato a promotizzare la cosa, giusto? A promotizzare la cosa, e il problema è che mo ci hanno avuto un problema, e quindi hanno ancora problemi di legislatura. Questa cosa sta in testa. Allora, loro stanno testando, c'hanno un adesso non mi ricordo benissimo in quale stato americano praticamente è possibile fare sta cosa. Loro praticamente stanno testando come funziona. Loro hanno un sistema automatico. Ovviamente i pacchi non è che vi potete comprare un pacco di 20 kg e ve lo porta un pacco gigantesco di 60 centimetri e ve lo porta il drone. No. Allora, comprate un paio di scarpe, un esempio, ok, un paio di Nike, che la scatola è abbastanza contenuta, il peso è tipo 1,5 kg, quanto è? 2 kg, è massimo, è. Ok, un paio di Nike. Loro hanno un sistema automatico e carica il pacco sotto al drone, ok. C'è un operatore, ok, tipo quegli operatori militari che portano i droni Predator da guerra. C'è un operatore che ha l'FPV, giustamente, col drone. Il drone non è un drone qualsiasi, eh? È un drone fatto apposta per i carichi. È un drone che ha paracadute, sistema di emergenza, atterraggio d'emergenza. Quindi, anche se esplode la batteria in volo, il drone non casca in testa a nessuno, ok? Questo deve essere chiaro, eh? Perché altrimenti non gli sarebbe mai permessa, manco fra 100 anni. Che succede? Che questo drone che fa? GPS, c'ha il vostro indirizzo. Voi però, quando chiedete questo servizio, non è che voi che suo drone viene e vi viene a bussare alla porta. A voi praticamente vi vengono inviati a casa
delle schede grandi così pressappoco, tipo una... brutto così, brutto fatto il segno così, vabbè, grandi diciamo una quindicina, una trentina di centimetri saranno, che voi appoggiate per terra, nel senso, voi dovete avere minimo un giardino, non è che lo poi fate là su via Prenestina o al centro di Roma, ok? Voi dovete averci un giardino, appoggiate queste tre o quattro schede per terra, in base, anche una sola potete mettere, in base al posto secondo voi più adeguato per far atterrare il drone. Poi non so se viene uno di Amazon a casa vostra e vi dice mettile qua, qua e là, perché io... cioè, non è semplice consegnare pacche con drone, vedete quante cose bisogna fare. Che succede? Che questo drone arriva dall'alto, arriva nel punto sopra casa vostra, che fa? C'ha una telecamera con uno scanner, guarda le quattro schede, come i famosi QR code, no? I codici quelli tutti a quadratini che voi fate col telefonino, e vi manda e vi apre un sito, un link o qualcosa. Che succede? Che lui che fa? Scansiona queste quattro schede, se sceglie il punto migliore tra i quattro punti che voi avete indicato nel vostro giardino, che fa? Non atterra, si ferma a 20 centimetri dalla scheda e vi sgancia sto pacchettino sulla scheda. Chiappa e se ne va. Voi uscite fuori, vi arriva sicuramente una telefonata, un SMS o un'email sul computer che pacca è stato consegnato. Penso che vi avvisano quando il drone sta per arrivare, secondo me, in modo che vi fate trovare pronti. E che succede? Il drone prende, vi sgancia le scarpe, prende, se ne arriva e ritorna indietro. Allora, non è facile, giusto, Fili? Non è una cosa fatta, cioè, tu pensa a sto servizio, farlo, non glielo faranno fa mai. In Italia, voi scordate che i droni vi consegneranno i pacchi. Però a Roma sono stati paraculi. A Roma si sono inventati, praticamente, al carcere, che praticamente usavano i droni per portare la droga dentro le celle, da fuori, passavano direttamente da dentro le finestre, l'hanno beccati subito. Però, vedi, Vabbè. poi perché rompono le palle? Poi vedi, perché ENAC poi rompe le scatole? Perché vedi, questo è il problema, perché c'è gente che poi sfrutta il drone per altre cose, capito? Che sono illegali, che non si può fare. E quindi, in Italia, immaginate in Italia, che non tutti hanno il giardino, dove le metti tu queste cose? Fuori al barcone? C'hai un metro del barcone, un drone che è lungo un metro e mezzo, dove atterra? Cioè, come fa a sganciarti? In Italia non è fattibile la cosa. Sarà fattibile, forse fra qualche anno ancora andrà in vigore sta cosa, e forse in America, negli stati americani, dove il problema non sussiste. Però purtroppo sui centri abitati io non credo si possano consegnare anche con droni, almeno per adesso, con i droni che ci stanno adesso, cioè. È No, questo. no. Anche perché comunque non è che dovrebbe avere un magazzino ogni 3-4 km, perché un drone No, deve avere certo, sì. un'autonomia, non è che ha un'autonomia per fare 100 km, che va da una parte all'altra, cioè No, quello fa 5 km, massimo. 10 km, 15, poi basta, Mi pare che non è fa massimo l'aereo. 15 km massimo fa, poi torna indietro, 15 km può fare. Quindi 15 km sono Comunque, tantissimi, eh? Non so pochi. no, Comunque vai, finì. infatti. No, allora ritorniamo un attimino sull'argomento, perché sennò Sì, poi guardano la perché live e siamo dicono: ma andati chi off che topic. parlano di acque, le droni Siamo che andati col costruiscono tema. pacchi? Allora, vi volevo far vedere un attimino qua. Allora, appizzando questo, che è lo sminchiottino da gara, adesso se riesco senza segarmi via le braccia, attaccare il monitor, vi faccio vedere. Ok, adesso non si vede molto perché purtroppo qui. Allora. Qui non so se vedete, sì, più o meno, se vi punto il computer. Facendo così vedete che io adesso sto muovendo, non so come lo vedete voi, comunque il movimento è praticamente all'unisono, cioè veramente si vede anche bene. Adesso fate conto che io ho tutte le luci spente, c'è solo l'illuminazione del monitor del computer, quindi anche col buio vedete che non è malvagia come cosa. No, si Non vede so bene. se riesco a farvi vedere, diciamo tipo così, si vede qualcosa? Se io faccio così con la mano non si vede niente perché fa riflesso. Comunque, cioè, una roba così compatta fate veramente tutto ormai, non ci sono Bellissimo. problemi in antenna. Adesso così, così no, siamo vicini, quindi non si vede. Comunque, quando siete lontani, ricordatevi che con le antenne lineari fate fatica poi a vedere, quindi è un po' problematica. Comunque, adesso ho ordinato delle antenne a fungo, prossimamente farò anche magari un video per far vedere come le uso, queste cose qua, e magari se può interessare a qualcuno lo vedrete. E un'altra cosa interessante che sto facendo è la Gadon, che comprende sia l'FPV che la mappa.
però per le centraline DJ. Con la NASA V2 ci sarà il data link che trasmette tramite Bluetooth i dati sul monitor, che saranno però Esagerato. anche la telemetria, la mappa e il waypoint col touch, queste cose qua, che è un po' una soddisfazione giusto per dire posso fare anche quello, non è che deve fare mai niente, però può sempre servire. E niente, per quanto riguarda l'FPV, avete altre domande, dubbi, perplessità, qualcosa? Boh. Io ho un paio di cose da aggiungere. Vai, vai, allora aggiungi Allora, intanto. perché ci sono alcune persone che fanno sempre la domanda: posso usare il wifi della cam per fare Oh, il FPV? il wifi. Ragazzi, allora ascoltate bene. Allora, il wifi della cam, già una SGI 4000, lasciamo perdere una GoPro, una Hero 3, una Hero 4, che è ancora più potente quelle col wifi. Cioè, c'hanno addirittura quelle col wifi con l'antenna che si attacca di lato, ok? Praticamente un SGI 4000 c'ha un wifi che è, quando tu attivi il wifi per il collegamento video in FPV, innanzitutto c'hai sempre mezzo secondo, un secondo di lag, di ritardo rispetto all'immagine che tu c'hai sulla cam. Poi il problema che succede è che il wifi della cam è 2,4 GHz ed è 20 volte più potente del segnale che voi avete sempre della vostra radio a 2,4 GHz. Voi la mettete attaccata sotto al drone, accendete il wifi, il drone diventa incontrollabile. Cioè avete l'80% delle probabilità che il drone a una certa distanza vi sbrocca e vi schiantate, ma sbrocca di brutto. Specialmente il CX non lo fa con tutti i droni. È sconsigliato usare il wifi su tutti i droni delle gamme queste qua, il wifi a 2,4 GHz. Meglio avere tutto il kit FPV decente con il cavetto, come ha fatto vedere prima Pippo. Allora, che succede? Che già sul CX, cioè, sul CX ve lo giocate, non ci provate proprio né con la SJ né con la Firefly, come si chiama, né con la Xiaomi né con la GoPro, non ci provate proprio ad attivare il wifi. È proprio l'ultima cosa che dovete fare, perché poi una certa che diventa non è più un FPV, capito? Diventa un schianto giù, perché vi schiantate sicuramente. E non solo, questo wifi qui di questa cam e delle altre cam non serve per essere usato sotto ai droni. Serve perché se tu devi fare una ripresa, che ne so, stai a un evento, devi fare una ripresa e c'hai la cam sul cavalletto, tu magari ti puoi spostare e con il wifi sul telefonino tu stai, ti allontani e vedi nella sala che stai riprendendo. Ma non va usato il wifi di queste cam per le riprese aeree. Non ci provate minimamente. A sto punto, che cosa fate? Adesso vi faccio vedere questo qua. A sto punto, voi comprate un kit. Se non avete i soldi, perché comunque purtroppo anche io non ho ancora un kit FPV buonissimo, perché non lo posso. Ho speso soldi per droni e cose varie. Quando me lo potrò permettere, piano piano, già mi sono comprato il monitor, l'ho fatto un affare. Grazie a mio amico Gianluca Galeno, che saluto con un bacio, che mi ha fatto un super sconto. E comprate un kit così. Questo qui è un kit delle Ashin. Questo è un kit da 5,8 GHz. Vi danno cam, monitor, ok, eccolo qui. Il monitor è da 4,5 pollici, mi pare. La gamma peserà 15 grammi, 20 grammi nemmeno. Il monitor pure è abbastanza leggero, vabbè. Vedete, è a 8 canali, quindi c'ha i dip switch. Questi si chiamano dip switch. Ce n'ha solo 3, vedete. La gamma pure sotto ce n'ha solo 3. Il bello qual è? Che sia cam che monitor sono autoalimentati, ok? Quindi non avete bisogno di peso esterno, di batterie esterne. È un kit, questo dovrebbe essere 200 milliwatt. Arriva, io ho testato personalmente, arriva a 100 metri senza problemi, difficilmente. In altezza ci arriva più facilmente, in distanza massimo 100 metri, in altezza può arrivare anche di più. Vi ci danno questa antenna qui, che sul monitor, questa è un'antenna planare, vedete, questa è la classica antenna planare. Questa è un'antenna che trasmette praticamente in modo circolare, però diciamo la trasmissione è sempre maggiore a quella di un'antenna normale verso la punta, però è più bassa. Trasmette, diciamo, sempre avanti e indietro, fatto a pannello. Quindi, questa che fa? Questa, a differenza della normale antenna, riuscite a vedere l'immagine bene anche quando il drone sta alle vostre spalle, perché alcune antenne trasmettono solo frontale a voi, quindi voi vi dovete girare col monitor verso il drone. Invece, con questa non c'è bisogno. Poi è abbastanza amplificata, questa è da 14 decibel. C'è una buona amplificazione e ve la danno tutto incluso, 60 euro. Cioè, poi 60 euro in Italia, ma costa in realtà 40-50 dollari. Vi faccio vedere come funziona. Guardate,
Questo è il monitor. Accendete il monitor. Poi accendete la cam. Se vede, io non capisco se si vede o no. Poi vedete, accendete la cam, eccola qui. C'ha il tastino di lato, vedete, dopo pochi secondi che la cam si attiva. Ok. Vedete? Adesso vedete? Se vede? Sì. Se vedete l'immagine sul monitor, vedete, vi faccio vedere. Ecco. Vedete il CX è in tempo reale. Non lagga, non scatta, mo perché Hangout fa schifo, però. L'unica pecca è che le batterie, essendo integrate, quindi che succede? Essendo molto piccole, l'autonomia di questa cam è di circa 20 minuti. Però, diciamo, ci mette un quarto d'ora per ricaricarsi col cavetto USB. Il problema qual è? Che l'autonomia dei 20 minuti, a tanta gente potrebbe non stargli bene. A me mi va benissimo, perché la batteria del CX dura 10 minuti, 8 minuti, io ci faccio due batterie, faccio due. Questa può registrare, occhio, c'ha la micro SD che si infila di lato, ma non c'è sta, però va infilata qua, si vede. C'ha la micro SD che va infilata lì. Questa è la sua antenna da 5,8 GHz. Ecco, questa io farei una modifica. Io questa la toglierei e metterei forse un'antenna a fungo incastrata che esce da dietro. Forse sarebbe un po' meglio, sia sul monitor che su questo. Però diciamo che, ecco, per 50 euro volete provare l'FPV? Ne fate questo. Tanto io questa l'avevo comprata per i droni cinesi, perché è fatta per i droni cinesi. Questa va bene, guardate l'attacco che c'è, perché tanti me lo chiedono, vedete? Questo è l'attacco del JJ RC. Quindi questa può andare bene sul Tarantula, può andare bene sull'X1, può andare bene. Poi che succede? Questa oltretutto poi c'ha l'adattatore e lo potete mettere sull'MJX, lo potete mettere su altri droni, lo potete mettere anche sul CX se avete il coraggio di mettere sul CX, ma sul CX questa non serve a niente. Questa è più per un drone racing, una cosa del genere, economica, ma funziona, quindi. Quindi ci sono kit e kit FPV. Magari se non volete spendere tantissimo e volete capire come funziona un FPV pure dietro, a regolare gli switch. Io ho visto che gli switch si possono cambiare. Questo c'ha tipo 8 frequenze che puoi scegliere. Però ho visto che su alcune frequenze il monitor dà più disturbo. Poi tanti si lamentano che quando vedete l'immagine sul monitor dell'FPV a volte fa le righe. È normale, ragazzi, che il monitor FPV fa le righe. Più si allontana e più fa le righe. Perché fa le righe? Perché il segnale a 5,8 GHz viene scansionato continuamente dal monitor. Ok? Quindi quella riga che voi vedete è il monitor che se sta a riprendere il segnale ci mette meno di mezzo secondo, quindi non ci fate caso, ma vedete una riga al centro. Oppure ci potrebbero stare delle interferenze, più va allontanate, più quelle righe aumentano. Ma è normale. Ci sono dei FPV professionali molto buoni che quelle righe non le fanno, vabbè, ma lì vai sui 300-400 euro di spesa, quindi credo che sia più che sufficiente. Io non so. Se avete volete fare qualche domanda, qualche delucidazione sull'FPV, per Allora, rimanere in tema con l'FPV. c'è un mini USD. Allora, prima stavamo parlando di USD, queste cose qua. Allora, sinceramente, con l'APM non saprei dirti, so solo che c'è la telemetria, se non sbaglio. Giusto? Sì. Più che USD, ecco. Comunque poi la telemetria vi fa tutto, ce l'avete attaccata al computer, al telefono, quindi fate tutto con quello. Per quanto riguarda la DJI, ci sono sia la telemetria, l'USD, che trasmette sul monitor, quindi è un semplice scatolotto che voi attaccate alla NASA direttamente, carpisce tutte le informazioni, quindi l'altitudine, le velocità, il GPS, la batteria, queste cose qua, e le mette sopra l'immagine video che arriva dalla telecamera, quindi non ha un vero e proprio sistema FPV di per sé, cioè dovete comunque trasmetterlo tramite il Boscam, quindi avete GoPro o telecamera, Boscam in mezzo, avete l'USD, quindi la telecamera entra nell'USD, dall'USD esce e va al Boscam e praticamente gli sovrascrive, gli mette sopra tutte le varie informazioni. Quello è il semplice USD del DJI. Se no c'è il Bluetooth Data Link, che è quello che fa la ground station, che diciamo è un po' come come si chiama? Come il CX, quindi come Mission Planner. Però ce l'avete sul tablet o sul computer, potete fare il waypoint e queste cose qua, cosa che con l'SD non potete fare perché è soltanto un'immagine, non è... mentre col data link avete anche la possibilità di interagire col drone. Poi mi dicevano che gli è caduto il drone, ha controllato le saldature, però non gli va più il Boscam, allora comunque il segnale. Allora, ci sono varie cose che possono essere successe. Oka ha preso una botta. Allora, di preciso che ci carico, tanti botti,
Allora, ci sono tante cose che possono essere successe. Prima di tutto che ha preso una botta e le saldature dentro il componente sono andate un po' a distruggersi o a rovinarsi. Tu puoi controllare le saldature dei cavi, queste cose qua, ma non potrai mai sapere se un componente SMD di questo tipo magari ha preso una botta e adesso fa male il contatto No, è o no. possibile capirlo. Però lui mi dice anche che quando fa questo problema solo quando aumenta il gas. Allora mi viene in mente un'altra cosa. Non è che magari il cavo della trasmissione passa vicino a un cavo di alimentazione, a un motore, a un qualcosa, che aumentando il gas aumenti l'interferenza elettromagnetica. Comunque dei cavi hanno di per sé un'interferenza, non essendo schermati, non essendo coassiali, hanno un'interferenza che se noi la portiamo vicino a un cavo di segnale importante, tipo quello del Certo. Boscam, così potrebbe danneggiarlo. Io ho riscontrato questo problema soprattutto sul gimbal, dove l'IMU del sensore, cioè l'IMU appunto, cioè aveva il cavo che passava vicino a un cavo di un motore. E quando il motore andava sotto sforzo, generava dei campi elettromagnetici importantissimi e cominciava a darmi errori sui 2C e impazziva tutto il gimbal e non capivo perché. Allontanando i cavi, mettendo un giretto di ferrite, risolto il problema. Quindi, una cosa che puoi provare a fare è mettere un giro di ferrite intorno al cavo e magari si risolve il problema così. Chiamarlo. Capito che non è cambiato nulla nel setup, però potrebbe essere che magari con la botta si è spostato qualcosa, non so, un motore adesso fa più fatica a girare perché è un pochino incastrato, allora genera più corrente, vuole più corrente, quindi crea dei campi diversi e fa qualcosa. E invece se, come dice, tutto in ordine, potrebbe essere allora il monitor che magari, essendo roba non di marca o roba scadente, magari è andato a danneggiarsi col tempo, una roba così. Ho provato a cambiare il monitor a vedere se quello sì, no? Puoi fare queste prove qua. Poi un tablet al posto del monitor all'ingresso micro HDMI. Sì, puoi usare il tablet. Allora, dipende un attimino quello che. Cioè, se vuoi ragionare con la DJI o con la PM, quindi con il Mission Planner, non saprei dirti. So che con i tablet Android forse c'è l'applicazione perché ho visto qualcuno che l'aveva fatto. La DJI invece ha il vantaggio che se usi il tablet, appunto l'iPad, hai appunto il touch, puoi fare il waypoint tracciando col dito, fare tutte le impostazioni, queste cose qua, cosa che dal computer puoi fare però col mouse. Quindi il tablet lo potresti usare. Ti dico, allora, io non mi piace molto usare il tablet, queste cose qua, per due motivi. La batteria è quella, quindi non puoi dire che cambio la batteria perché si è scaricata o hai il power bank dietro o hai la possibilità di attaccarlo, ma se il tablet è scarico non puoi fare niente. Secondo, un conto se lo usi da hobbista, che dici vado a farmi il mio volo, allora usi il tablet, usi il telefono, te ne sbatti. Ma quando vai sul posto di lavoro, che hai un drone di un certo tipo, e tiri fuori il tablet o il telefono, capisci che il cliente ti guarda e ti dice: scusa, tu fai andare una roba così con un tablet? Cioè, insomma, non è una bella scena. Cioè, uno che arriva con un monitor, col paraluce, col radiocomando, la pettorina, tutto quanto, da una certa. Invece, avere magari il tablet potrebbe un po' danneggiare anche a prima vista, diciamo così. Però comunque è abbastanza utile, lo puoi usare anche come ground station, lo metti lì invece che attaccarlo sul coso, tanto l'FPV non te lo dà. E no, potresti provare così. Sì, comunque si possono usare. Non so, deve essere qualcosa. Comunque, grazie mille. Invece, allora, con l'altro drone da gara non hai questi problemi. Allora, non saprei cosa dirti. Se non è uno di questi problemi qua, secondo me potrebbe essere magari una saldatura che è partita, si è preso una botta. Che quando fai gas, magari le Aumenta le vibrazioni e vibrazioni, la saldatura. qualcosa, Sì, effettivamente potrebbe essere anche quello, è vero, è vero. O la è saldatura fatta un male. po' un casino. Purtroppo con le robe così che non sono tutte stampate, non puoi sapere quando prende la botta cosa succede. Un conto è un drone autocostruito, un qualcosa che toglie il pezzo, lo cambi, se risolvi il problema era quello. Ma una scheda che c'è su tutto è o cambi tutto, non è che puoi dire cambio solo il pezzo perché lì vai a saltare l'SMD. Fossi il te, li controllerei tutti i cavi e tutti i cavi. Io addirittura rifarei le connessioni da capo, rifarei le saldature perché penso che siano saldati, no? Non c'hanno lo spinotto, alcuni vanno saldati
sul trasmettitore, poi dipende dalla gamma, io non lo so ma che tipo di gamma usi. E di controlla tutti i cavi, magari schermali, specialmente quello pure che va all'alimentazione del drone, vedi un po', tu le saldature dei fili, quelli specialmente del segnale che vanno alla scheda del trasmettitore o partono dalla gamma, controlla quelli, perché quelli sono importanti, perché potrebbero essere quelli che sono saldati male con le vibrazioni, tu acceleri con il drone e con le vibrazioni praticamente c'è questo problema, capito? Come dici, Matteo? Comunque è una cosa che puoi fare che è utile anche in qualunque caso, anche se non è quello il problema. Una cosa che però è utile veramente è mettere un anellino di ferrite sulla batteria o sui cavi, diciamo, che hanno un po' di problemi elettromagnetici. Sono anellini che trovi in ferramenta o anche solo se c'è un alimentatore da buttare via che non funziona più, lo apri, È ci tipo una togli un po' calamita il filo. praticamente. È un tondino di ferro magnete che lo metti, lo giri intorno un po' al cavo. E aiuta comunque sia, anche se non è quello il problema, aiuta. E altre domande? Leggo, boh, se li conosci, allora posto così, cioè, Moduli, ok. boh. Ti vuoi aggiungere qualcosa? Io? Sì. No, niente, Direi che più o giusto meno dell'FPV abbiamo visto tutto. un riassunto veloce che il kit FPV è composto da camera TX, che sarebbe trasmettitore video, poi RX, che sarebbe ricevitore video, poi ci vuole un monitor, poi sicuramente anche una batteria, perché dipende sempre dalla potenza che prendete, quindi diciamo è composta generalmente da questi cinque componenti, un kit FPV. Quindi sapete presso a poco cosa dovrete comprare se c'è l'intenzione di fare un kit FPV reale, ok? No, non come questo qui già fatto, perché questo non è reale, questo è il kit FPV già fatto così, ma un vero FPV è un altro discorso. Poi, che vogliamo di niente? Vabbè, che FPV non ci si può volare, ne se bevono, a meno che, abbiamo detto, non c'è l'autorizzazione, oppure non andate in un campo apposta, perdono i racing e cose varie. E niente, vabbè, ricordiamo che io e Filippo abbiamo i canali YouTube, vabbè, eccolo, questo della live, poi c'è il canale mio Sharp 79 Channel, Trovate anche in descrizione. poi i due gruppi, uno è HMX, iSky HMX 280 Drone Racing Video, poi abbiamo CX20 Upgrade Cheerson Quantum, qui salutiamo sempre Gianni che è il fondatore e tutti gli altri amministratori del gruppo, e quello stiamo facendo un grosso lavoro sul drone CX20, perché siamo cresciuti tantissimo, siamo arrivati a 650, boom, mi sono perso il conto ormai, perché ci bombardano le domande, però va bene ragazzi, va benissimo così. E vi ringraziamo per averci seguito, quelli che ci hanno seguito. Se volete aggiungere qualcosa, volete fare qualche domanda? Le antenne a fungo, nel senso una domanda? Ma forse penso che sia da aggiungere alla lista delle cose importanti che bisogna analizzare. Ah, vabbè, sì, vabbè, diciamo che normalmente quando voi comprate in FPV l'antenna sia del trasmettitore che del ricevitore ve la danno. Poi ovviamente voi potete mettere le antenne a fungo, poi ci sono antenne a fungo e a fungo, cioè nel senso ci sono quelle di 10 euro e io ho visto anche quelle di 40-50 euro. Diciamo che io con un buon kit FPV mi butterei su le antenne più buone possibile, diciamo, ok. Ricordate che se mettete l'antenna a fungo da sola non funziona, sono due antenne, sono specifiche, una è RX e una è TX, no, perché a volte uno col monitor come il mio, però c'ha la gamma che non puoi cambiare l'antenna, se fa venire la fissa dice tolgo questa planare, metto quella a fungo, non funziona, cioè funziona peggio di prima perché praticamente c'è solo un'antenna a fungo che non riceve bene il segnale di questa, che non è a fungo. Quindi ricordatevi Infatti sempre quello che che vanno, stava chiedendo adesso che smo. bravo, mettetele sempre a coppia. Sulla mia VRX, allora, domanda, visto che siete così Infatti. gentili, sulla mia VRX 32 channel diversi, li monto una a homeway direzionale, una Boscam a fungo. Lavorano bene? No, devono essere tutte e due a fungo. Cioè, Secondo me è meglio tutta due a fungo. potrebbe, cioè, che ti funziona sicuramente, ok, ma ci avresti un guadagno maggiore utilizzando tutte e due antenne a fungo, specialmente comprandole a coppia, antenne a fungo. Meglio che le prendi a coppia che le prendi singole, perché magari dipende anche come sono fatte dentro, perché quelle che fanno a coppia sono proprio specifiche, capito? Per riceve e trasmette. Diciamo che le antenne è sempre meglio se le usate dello stesso tipo, mai dei de due tipi diversi, proprio quello stavo a dire. Sì. Planare sì, è come questa che ho mostrato, anche quella a fungo è planare. Quella a fungo però è migliore perché trasmette tutto in circolo, fa un cerchio perfetto, mentre invece questa qui fa, diciamo, fa un semicerchio davanti e un semicerchio dietro. E
una piccola sopra, però non è che arriva tanto, sempre, c'è cioè sempre un guadagno maggiore rispetto alla normale antenna, quella lì normale a tubo che sta lì, quella classica. Vedete, c'è sempre un guadagno maggiore, ma sono sempre meglio quelle a fungo, sono più consigliate quelle a fungo. Anche queste pure se le fanno pagare costano un botto, non vi pensate, quelle planari costano. Però sempre. Tra l'altro, quelle a fungo avete il vantaggio che il segnale più pulito prende meglio, però ricordatevi che appunto avete il vantaggio di avere l'omnidirezionale, però ovviamente la portata diminuisce molto. Quindi se Allora, con la direzionale andavate a 1 km, magari con la fungo arrivate a 500-600 metri. Quindi c'è da valutare anche quello. vanno bene una planare e una fungo? No, nel senso magari funziona, ma non la sfrutti completamente. Se metti quella planare e quella fungo, non sfrutti nessuna, né quella planare né quella fungo alla fine. Cioè, poi quella planare, però, aspetta, quella planare, a differenza di quella fungo, questa non c'ha bisogno della seconda antenna planare sul trasmettitore. Questa è solo per il ricevitore. Io ho visto che le usano alcuni. Io ho visto che le vendono anche a 2,4 GHz queste per i telecomandi, dicono che sono migliori, ma non lo so. Sul telecomando questa come va, anche perché c'ha l'attacco diverso, c'ha quello come diceva che c'ha il piroletto maschio che esce, quindi mi raccomando controllate sempre quando comprate antenne com'è l'attacco sia del monitor che del trasmettitore, non vi sbagliate. Sì, funziona lo stesso, ma non è la stessa cosa. E a fungo ricordatevi sempre a coppia. Ho visto tanta gente che c'ha una a fungo e una normale, gli funziona bene lo stesso, ma sicuramente perdi il guadagno. Cioè, è inutile aver messo, secondo me, l'antenna a fungo sul monitor se poi non ce l'hai sul trasmettitore. Non serve. O viceversa, che sul trasmettitore c'è l'antenna a fungo e sul monitor ci metti quella planare. Non vanno tanto bene, capito? No, non è consigliata come cosa. Sì, tende sempre a usare le due antenne appropriate in modo Sì, che appropriate, il appropriate. Ma sempre massimo. mi raccomando che sfruttate. No, ma è meglio per voi perché sfruttate meglio il segnale, cioè avete meno probabilità di interferenze, cioè avete meno flickering perché l'effetto quello che vedete che io dicevo prima, le righe sul monitor, in gergo si chiama effetto flickering, praticamente che fa le righe di disturbo. Quindi quelle servono apposta per ridurre al minimo proprio quell'effetto anche, oltretutto, quelle a fungo d'antenne. Ci chiedono una buona marca di droni, intendi come materiale o come droni già costruiti da comprare, queste cose qua? Perché, ad esempio, non so, come materialistica telai, queste cose qua, i telai sono molti belli quelli della Tarot, materialistica quindi tipo ESC Motori, la Tourney J, la Simonka, queste qua sono marche buone, mentre per droni da comprare già fatti c'è la DJI. Il CX20 come primo drone è il migliore, secondo me, meglio di quello non c'è niente. E questi qua, alla fine, sono le principali, le più conosciute, comunque quelle un po' più utilizzate. Poi ci sono altre marche che stanno emergendo, però Sì. comunque c'è poca gente che ce le ha, quindi non saprei neanche consigliarti se sono buone o no, perché non ho mai avute tra le mani. Poi diventa difficile poi per i ricambi di certe marche. Dovete scegliere la marca del drone. Allora, la marca del drone, ragazzi, va scelta in base alla qualità, perché la marca è la marca, il drone è il drone. La stessa marca può fare 10 droni diversi, di cui magari 3 fanno schifo e 7 vanno bene, no? E il fatto qual è che vi dovete scegli il drone giusto, vi dovete informare. Cioè, io quando compro un drone, ragazzi, non è che vado bello e mo compro. Vado su YouTube, mi cerco i video del drone, mi cerco le informazioni sui forum, sui gruppi Facebook, le prime cose che uno fa, no? Subito su Facebook cerchi il gruppo di quel drone che ti interessa e te vai a leggere informazioni, come vola, ti vedi i video, se ci puoi mettere la gamma, se la alza, perché poi ci sono i droni cinesi che costano 100 euro, poi ci sono i droni cinesi semiprofessionali, tipo il CX che ne costa 200. Ed è ottimo a quel prezzo perché diciamo che con un CX open source vi cominciate ad avvicinare veramente al mondo dei droni veri, perché il CX è un vero drone, è abbastanza potente, c'ha un bel carico, può alzare un bel peso sotto, ci cioè mette tutto, ISO gimbal, cam, telemetria, carrelli retrattili, adesso mo, visto sul gruppo pure c'è l'annuncio di Maurizio, quei carrelli retrattili se stanno a scannare perché pesano, non pesano, costano. Quelli vanno abbastanza bene. Io a me non mi piacciono tantissimo quel modello di carrelli retrattili in particolare perché sono troppo lunghi. Il drone sembra un airone, invece io li accorcerei, li farei più piccini. Poi chi se li fa, se li fa proprio perché vuole il drone alto, capito? Però sembra messo così, sembra uno stand di panni. Non lo so, non mi convince tantissimo. Quando sono aperte, specialmente sembra proprio. Sembra
se c'è stand di pedalini lo fai volare, che va perfetto, calcola. Però ecco a modo perché tanti si lamentano che i carrelli del CX originali fanno schifo perché sono troppo stretti, e quando tu fai le riprese con le gamma, queste qui tipo SJ che hanno 170 gradi, vedi sempre un carrello. Io il metodo per non farlo del carrello l'ho trovato, ma ho dovuto fare un casino, ho dovuto modificare tutto il gimbal, il drone, quindi diciamo che alla fine sei un po' così. E poi, allora, chi dice altra domanda? Questa è per te, vai. Allora, dal presupposto che meglio CCD che CMOS, potete dare spiegazioni sulla scelta. Allora, partiamo un attimo dal capire CMOS, queste cose qua. Allora, CMOS è semplicemente il tipo di logica che utilizza. Adesso io queste CCD non le ho mai sentite sinceramente, però ti dico, in elettronica esiste la CMOS e la TTL. La CMOS è a livelli logici a 5 volt, la TTL è a 3,3. Quindi non saprei dirti sulla differenza tra queste due qua. Io so che quasi tutti i sensori ottici che ci sono ormai sono tutti CMOS. Ad esempio anche questa qua è una CMOS. La differenza che ti posso dire di questo tipo di cam qua è, ad esempio queste qui in particolare, è che possono essere NTSC o PAL, che sono i due tipi di formati, diciamo l'NTCS quello americano, il PAL quello europeo, così. La differenza è che il PAL è un po' più limitato, ha meno frame rate e varie cose, un po' più ridotte. Ormai quasi tutti i televisori, praticamente tutti, leggono in tutti e due i formati, quindi io ad esempio anche le GoPro le piazzo sempre in NTCS che mi pompa gli FPS al massimo, invece che restare un po' più resti. Ad esempio parità di risoluzione al 1080p, con la 4 posso fare i 60 fps col PAL, mentre se metto la stessa impostazione, però con NTCS, se metto PAL con la stessa impostazione, posso fare massimo 48. Capisci che bruciarmi 12 fps così perché ha le sue fregole, cioè, no, già sono pochi, se poi devo anche bruciarmeli così, figuriamoci. E VTL Mini-Mi? Minimi, VTL, oddio, mi salti fuori con queste domande così particolari, non saprei che cos'è la VTL Minimi, mai... VTL Minimi non l'ho mai sentita. Ma neanch'io, boh. VTL Minimi, VTL Minimi, cos'è? VTL Minimi, sto a cercare pure io. Non lo so, Dio, ci mettete in crisi queste cose. Impedenza 8 ohms, 6 ohms, ma ok. Anche te stai guardando quello. VTL, ma è un altro tipo di segnale, ma io non l'ho mai sentito. No, esiste una... non lo so. Anche per interni. Ah, vabbè, ma io non so se... ma aspetta, stiamo parlando però di telecamere tipo antifurti, queste cose qua. Perché non l'ho mai vista, mai sentita VTL per i droni, ma mai, non esiste, mai proprio. Forse sarà caratteristiche di sensibilità. Anche per interni. Scusa, caratteristiche di sensibilità. No, aspetta, esprimi un messaggio. No, sempre racing. Allora, calma, raggruppa le idee e esprimi un concetto, perché così non ce la caviamo, veramente. No, allora. Beh, allora ti dico, per quel discorso là CMOS e quello lì l'abbiamo più o meno abbastanza risolto. Questa VTL Mini-Mi io non saprei dirti. Mai sentita proprio. So che si può fare roba con interni con telecamere da videosorveglianza, perché alla fine il Boscam trasmette qualunque tipo di segnale video a V-out, quindi telecamerina, GoPro, reflex, così, qualunque tipo di segnale video in uscita va bene. Vi dirò di più, ad esempio il videoregistratore, queste cose qua hanno l'uscita SCART che però può anche essere trasformata in RCA. Sì. Quindi volendo potete trasmettere direttamente anche un DVD, una roba, cioè una roba del genere potreste farlo, perché alla fine il segnale video è un cavo, quindi quello potete trasmettere veramente tutto. Quindi anche con le telecamere, quelle tipo da interni, da sicurezza, queste cose qua, alla fine ha un cavo che è l'RCA, quello giallo, il connettore giallo, lo attacchi al Boscam e poi trasmette anche quello. Sempre per Droni Racing, no, ma non l'ho mai sentita io. No, ma io non l'ho mai sentita neanche io, sinceramente. Magari qualche roba tipo la tua che ha un kit già di per sé fatto, funzionante, non saprei. Mi informerò, dai, prossima live ti dirò qualcosa se ci sei ancora.
e vediamo un attimino di capire anche questa roba qua, perché boh, si impara sempre anche qualcosa anche quando sei dalla parte di qui del monitor, diciamo, cioè ci sta sta cosa. E se ci sono altre domande, se no cominciamo con la fase di chiusura, che comincia a essere tardino, almeno andiamo tutti a dormire e rilassarci un attimino. Non so se ci sono domande, proponete, fate pure. No, non ci sono domande. Vuoi dire qualcosina che chiudiamo? Io? No, 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 io da aggiungere niente. Abbiamo detto quasi tutto quello che c'era, diciamo, a livello Allora. base per spiegare proprio a chi non lo sapeva che cos'è un kit FPV, come funziona, quello che vi serve, il regolamento, abbiamo spiegato e vabbè. Grazie per averci seguito. Allora, è obbligatorio iscriversi, non Sì. c'è né se né ma, Mettete cioè è like alla live, obbligatorio. non vi scordate, È che vi ricordo, obbligatorio. mettete like alle live, è obbligatorio iscrivervi al canale di Filippo, iscrivervi al canale mio. E vi aspettiamo sui gruppi e Oh mio Dio, trovate tutti i link sotto. Antonio, parliamo Parliamo di di Taranis. Taranis. Antonio, Allora, facciamo no. sentire. No, Antonio, non puoi saltare Vai, fuori così, Filippo. dai. Allora, ti faccio vedere la Taranis. Vuoi vedere la Taranis? Ti Ecco i faccio vedere. Taranis. Volevi Ecco la Taranis? Taranis, guardala qua. Questa qui è la Taranis, no, Assediamo i veramente, nostri adesso ragazzi. te la faccio solo vedere, poi faremo anche magari una live su questa qua. No, allora, veramente, ti dico un attimino così due cose al volo, se vuoi. La pizzi. Qua adesso bestemmia perché non ci sono niente in posizione, allora via via. Cos'è che vuoi ancora qua? Ok. Allora, questa qua è una delle radio che secondo me è migliore in commercio. Dubbio. C'è roba ovviamente migliore, Spectrum, Taranis, Hi-Tech, capito, stiamo parlando di roba professionale. Questa qua è una via di mezzo, ma che secondo me non ha nulla da invidiare a queste qua. Soprattutto perché ha un monitor che ti dà veramente tutte le informazioni che ti servono. È open source, quindi è completamente riprogrammabile anche il software, tutte queste cose qua, al contrario di altre radio che sono completamente chiuse. Ha tantissime funzioni, è fatta veramente di un ottimo materiale, piena di informazioni su internet, è veramente un ottimo prodotto, secondo me. Tutorial di tutti i tipi, come si configura, come si fa. Sì, questa qua, allora, vabbè, diciamo che così su due piedi è un attimino complesso da spiegare, comunque avete la possibilità di fare fino a 60 modelli. Adesso vi faccio vedere, ad esempio qua ce ne ho due che sono, non so se avete. Se si vede, non si vede niente. No? No, non si vede niente. Comunque, ah sì, come vedete c'è il Taranis, ciao, il Tarot sopra e l'FPV sotto. Avete fino a 60 modelli, poi potete metterne anche di più dentro la micro SD interna. Potete cambiare le voci, fare queste qua. Tra l'altro c'è anche un tutorial sul mio canale, lo trovate, e può dire tutte le varie cose. Tutte queste cosette qua, e no, veramente un'ottima radio. E comunque adesso tra l'altro ci sarà una serie in concomitanza con la serie sul gimbal, su come si programma, come si fanno le varie cose, perché ha veramente un'infinità di funzioni, tipo la master slave, telemetria direttamente sullo schermo, tutte queste cose qua, vedremo anche quelle pian pianino, solo che sono cose che comunque devo anche studiarmi anch'io perché non ho mai fatto, quindi pian pianino me le studio e poi più avanti ve le trasmetto tutte. Allora, c'è. E il file che mi hai mandato? Sì. Ah, aspetta, aspetta, ho scoperto. Allora, forse questo Antonio BR è quel famoso Antonio che gli ho mandato un file dove dicevo sa. Perfetto, che si era flippato, perfetto. Piacere di rivederti. Allora, vediamo qui Ken che dice risoluzione HD 720x20 2,6 mm, forma istruttivo 148 gradi, angolo di ripresa, sensore Mi CCD. dice che è buona. A È una me, buona no, telecamera. buona, sembra buona. Sto cercando. Vabbè. Ah, eccola qua. Quelli sono tutti. Praticamente è un altro modello rispetto alla mia. Questa qua è la CMOS. Quella che dici tu è la stessa identica telecamera, però è la CCD. Io ho la CMOS, ci sono tutti questi modelli qua e c'è la CCD che è un altro formato ancora. Ma da questa non cambia niente, soltanto il formato di uscita. Ma non, se lo legge il monitor, lo legge. Diciamo che l'NTCS e il PAL sono quelli più, cioè, sono i due
i top 2, quindi sei sicuro che i monitor quelli li leggono. Questo CCD non so se ci siano tanti monitor che sono in grado di gestirlo o queste cose qua. Un esempio delle caratteristiche, mi dice qualcosa? Sì, no, veramente, guarda, sembra, è uguale alla mia praticamente, perché ha le stesse identiche caratteristiche, solo che la mia è la CMOS NTCS, questa qua è la CCD. Avrà un altro tipo di impostazione, però comunque se funziona bene, se non costa tanto e funziona bene, io sono sempre dell'idea che le cose bisogna comprarle, provarle, vedere come funzionano. E niente, io direi che chiudiamo qua veramente, se no andiamo avanti fino a domani mattina. Commentatemi qua sotto se vi interessa avere una live su questione ENAC, patente, questa roba qua, un po' avere dei chiarimenti, queste cose qua. E iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, che non fa mai male. Iscrivetevi al canale di Luigi. E niente, io direi che vi auguro una bella buonanotte a tutti quanti. Se avete domande, altre informazioni, volete sapere queste cose qua, scrivete pure nei commenti, che appena leggo i commenti subito rispondo, e vedo di essere sempre più esaustivo possibile. E spero di avervi dato una mano in più rispetto al tutorial che avevo già fatto un po' di tempo fa, magari questo qua un po' più completo, comunque un po' più di informazioni, un po' più così faccia a faccia. E niente, vi auguro una buona notte, vi lascio a Luigi se vuole chiudere un attimino la situazione, e ciao a tutti. Ma che non ti sentiamo, Luigi? Ok, c'avevo il microfono smutato da qua. Allora, vabbè, io ringrazio per l'ennesima volta tutti i ragazzi che ci hanno seguito, ringrazio il mio carissimo amico Pippo che mi ha ospitato alla sua live, perché diciamo organizzeremo più frequentemente queste live in base agli argomenti che ci chiederete, quindi rimanete sintonizzati sia sul suo canale che sul mio, su Facebook pure, non vi perdete le informazioni che vi diamo, tanto noi diciamo cercheremo sempre di programmarle 4-5 giorni prima della live, anche la settimana prima cerchiamo di darvi il link in modo che ci avete il tempo di organizzarvi, poi comunque ve la potete sempre rivedere in differita quando vi pare, queste sono live tutorial, quindi stanno là, rimangono là, quando vi serve informazioni o volete fare da informazioni a qualcuno, linkate il video della live. Dicevo, ma senti, ma chi te fa, vai, linkate il video, che a noi ci fa comodo per il canale, più che altro per crescere con i canali YouTube, insomma, essendo oltre a due dronisti, maggiormente anche due youtuber, quindi che ci tengono abbastanza al canale. Va bene, ragazzi. Io buonanotte, vi saluto con un bacio. Finì. Boom. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.